Allora, io vi racconto la mia storia, che è questa. Allora, io finisco in Serie A nel 2008, pensate, e nel 2008 ho 34 anni, avrei potuto giocare 2 o 3 anni, non stavo in piedi, ma qualche offerta ce l'avevo, no? Qualche offerta ce l'avevo, Eri Davide. brasato, eri. Ero brasato, avevo una media di 12, 8-12 presenze all'anno, ma non di 90 minuti. Però qualche squadra mi cercava, lo Young Boys, mi cercava il Cluj. Campionati un po' minori, no? Però comunque opportunità anche di fare esperienza di vita. Poi dopo le squadre in Lega Pro locali. E io scelgo a 34 anni di fare una cosa che è la seguente. C'è anche su Wikipedia, però vorrei che venissero corretti un attimo i numeri. Di tornare al mio paese. Io faccio il passaggio all'indietro più grande della storia del calcio, Serie A, seconda categoria. Quindi oggi gioco in Serie A, domani, il campionato prossimo, gioco in seconda categoria. Perché? Perché nel mio paese, che si chiama San Martino in Rio, quindi San Martinese, io potevo realizzare un sogno tornando indietro. Cosa, Anto? Pensa, tornavo nella società che da piccolino, la società del mio paese, mi aveva accolto dalla strada. No? Quello che facciamo tutti noi, no? Che Chiaro, rispettiamo chiaro. il territorio, la strada, l'oratorio, le canoniche, no? Io volevo tornare lì e l'ho sempre pensato. Ma a maggior ragione il destino, cosa mi aveva portato? Ma aveva portato che l'allenatore della prima squadra della San Martinese, sapete chi era? Era l'amico, il mio miglior amico attuale, che si chiama Massimo Carretti, che viveva nell'appartamento di fronte al mio e che giocavamo da una porta all'altra. Capito? Io avevo fatto un percorso in Serie A. Lui era arrivato ad allenarla nel momento che io smettevo dalla Serie A. Bello, Quindi io sono bello. tornato per scelta. Quindi sapete cosa vuol dire? Che ho scelto io. Come persona che ama il calcio, di lasciare la Serie A o qualche alto contratto per tornare alle mie origini. Quindi il segreto di tutta questa storia qual è? Che noi abbiamo avuto una grandissima risposta oggi. Sapete Sì, da chi? nel Dalla mondo, gente. La gente oggi, tutto il quindi non solo noi mondo, quattro o i vero? 50.000 che ci seguono, ma tutte le persone che oggi o impaurite o arrabbiate o che manifestavano il loro sdegno o che cercavano di capire, perché anche io come Bob e come voi sappiamo che questa sarà la prima di una partita che durerà mesi e non sappiamo dove andrà a finire. Ma cosa abbiamo dimostrato in una notizia forte, in un terremoto? Cosa abbiamo dimostrato? Quanto sia grande l'amore per il calcio e quanto l'amore per il calcio riguardi tutte le persone. Ecco perché io dico che nessuno dei potenti che cercherà di fare una cosa o di sfarne un'altra potrà fermare l'amore che contraddistingue lo sport più bello del mondo. Una cosa che forse è quella che più di tutte e di tutti, che è il calcio e vive nei territori. Però occhio, occhio, perché noi parliamo di passione, noi parliamo di sentimento, noi parliamo di popolo. Non tutti la pensano come noi. Allora io dico che sia la FIFA, che sia la UEFA, che sia la Superlega, che sia la CONMEBOL, che sia la CONCACAF, fate quello che volete, ma io vi chiedo, quel territorio come lo rispettate?